quello che non si sa, o almeno si fa finta di non sapere, è che ci sono situazioni dove di irregolarità totale, dove c'è qualche cooperativa nata anche a livello di malaffare, che fa un business dell'accoglienza, dove arrivano, vengono gestite 30 persone di nazionalità dove non c'è nessun conflitto e che non hanno diritto a rimanere qua, e queste 30 persone, siccome non sono controllate, cambiano tutte le volte, non è un altro discorso. Voterete a favore della legge sulle false cooperative? È una situazione che certifica. Che certifica un vero e proprio business che deve finire, certo. Deve finire, perché non c'è spazio. Spiegare come si fa a impedire perché... che arrivino. No, cioè, tu devi... che allora devi innanzitutto non li inviti come avete sempre fatto, ma non li andate a prendere, le persone già scappano dalle guerre, scusate, speravo che dopo la vicenda dei Balcani fosse chiaro parte, che non c'è nessuno che è invita. È una gran parte di quelli che arriva qua non scappa da nessuna guerra, questo è il dato di fatto.